è una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata. La riscoperta dell'uomo al centro dello spettacolo La fecondità dell'imperfezione, messo in scena al carcere di Bollate dal gruppo della trasgressione.net al quale ha partecipato il presidente Guido Podestà. Le canzoni di De André si sono intervallate con le riflessioni delle persone del gruppo della trasgressione che da anni opera nelle diverse carceri di Milano e che ha come obiettivo quello di tenere viva la comunicazione tra i detenuti e la società esterna. Dopo aver visto lo spettacolo della trasgressione.net, si può dire che la redenzione passa anche attraverso l'accettazione dell'ordinarietà, della quotidianità? Sì, devo dire che tutte le volte che mi capita di partecipare ai lavori del gruppo della trasgressione in uno dei carceri milanesi, mi rendo conto di quanto sia importante, difficile ma importante, aiutare queste persone a far emergere dal loro intimo, dal loro interno, dalle loro esperienze, ciò che di positivo comunque c'è. Certo, sono persone che hanno compiuto dei reati anche gravissimi in molti casi, ma all'interno di questi esseri c'è l'uomo, c'è la persona, ci sono i sentimenti che tutti noi abbiamo dentro. E ciò che a me pare straordinario è che all'interno del carcere molte volte ci sia un orizzonte più ampio di riflessione, di resurrezione, se vogliamo, rispetto a quello che nell'ordinarietà nostra fuori troppe volte non abbiamo tempo, modo, voglia forse di riflettere. E allora questo è bello, è positivo, è stimolante, mi lasci dire, per loro sicuramente, ma anche per noi. Forse più persone dovrebbero rendersi conto di quanto sia utile cercare di avere una coniugazione tra società civile e persone che hanno avuto esperienze di questo tipo e che cercano, quando escono, quando hanno terminato la loro pena, di rientrare nell'alveo della società. Qual è il significato dello spettacolo La fecondità nell'imperfezione? Insomma, utilizzare l'imperfezione dei detenuti e anche nostra stessa per metterla a frutto, mettendo a confronto detenuti e studenti e liberi cittadini, di solito si scoprono cose che quando ci si difende gli uni dagli altri rimangono viceversa al buio o dietro le quinte. Ecco, noi le facciamo venire fuori dalle quinte e invece di impaurirci cerchiamo di farcene qualcosa. Iniziative come quella di oggi sono un po' una scommessa? Assolutamente sì, perché sono iniziative che stimolano molto la riflessione sulla questione penitenziaria. Oggi questo non è soltanto un concerto che viene fatto da, oltre che da operatori, anche con il coinvolgimento dei detenuti, ma è un concerto che ha un filo conduttore ben preciso, che è quello là di considerare i detenuti come persone su cui lavorare, persone che magari hanno rotto un patto con la società nel momento in cui hanno commesso il reato, ma poi sono persone su cui si può ricostruire e si deve ricostruire. E quindi credo che in termini di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di collegamento col territorio sono iniziative assolutamente da replicare. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura.